Ragazze, buongiorno. Ho pensato di fare oggi un bel decluttering nella cabina armadio, nell'armadio. Visto che stiamo a casa, perché non approfittare di selezionare un po' i nostri abiti, tutto quello che ci abbiamo, quello che mettiamo e non mettiamo più. Però per non creare un gran casino, non leviamo tutto insieme. La mia idea è, cioè il mio modo di fare, anche soltanto cambio stagione, prendo per tipologia, prendo tutti i pantaloni, metto tutto quanto sul letto e comincio a selezionare. Così, quando ho finito il reparto pantaloni, pulisco bene il posto dove stanno, rimetto a posto quello che è da rimettere, elimino quello che devo eliminare e comincio la prossima. Le camicie, le magliette, gli abiti, le borse, le scarpe e volta per volta. Così, se ci stufiamo, smettiamo e ricominciamo fra un po' o domani quando ci abbiamo voglia. Se invece leviamo tutto quanto, mettiamo tutto sul letto, facciamo un gran casino e poi non finiamo più. Quindi adesso farò una bella selezione dei miei pantaloni. Ed eccomi qua. Presi tutti i pantaloni dall'armadio, che faccio? Li divido in due, faccio due gruppi. Nel primo gruppo metto tutti i pantaloni che indosso, che li porto normalmente, quelle che mi stanno e le uso. Nell'altro gruppo invece metto tutti quanti quelli che non li ho usati almeno da 2 anni. Se tu per 2 anni non hai messo un paio di pantaloni, non li metterai più, qualsiasi sia il motivo, che perché non ti sta, perché aspetti che ti ingrassi o dimagrisci, è meglio darli via. Quindi selezioniamo e facciamo due gruppi. Ecco fatto i due gruppi di pantaloni, questi che li uso sempre, che li metto spesso. Ho già pulito l'armadio e adesso li metterò a posto, quindi un reparto fatto. Invece il gruppo dei pantaloni che non li uso, che non li metto, li divido in tre. Il primo gruppo sono quelli di marca, quelli nuovi con etichetta, quelli che li ho pagati. Un altro gruppo, quelli che non li ho pagati tanto, tipo H&M, Bershka, questi sono capi che non si possono vendere perché non hanno un valore, per 3 euro è più il lavoro che il guadagno alla fine. E facciamo il terzo gruppo con tutti i pantaloni che sono macchiati, rotti, non so, proprio rovinati. Quindi i capi rovinati li mettiamo in un bustone e li portiamo ci sono dei cassonetti per strada di raccolta di vestiti. Questi cassonetti, per quello che so io, ho sentito così, che sono riutilizzati, la stoffa è riutilizzata, quello che si può riutilizzare e quindi facciamo pure un favore al pianeta. I pantaloni che non sono di marca, che non hanno un valore, che sappiamo che li abbiamo pagati poco, però sono in buone condizioni, invece li possiamo regalare. Ci abbiamo tutti qualche conoscente che può avere bisogno, o se no chiedete al portiere, al vicino di casa, che conosci qualcuno che gli può servire, perché almeno al limite ti possono dire di no, non conosco, ma tutti abbiamo dei conoscenti che potrebbe avere bisogno dei capi buoni. Invece il gruppo primo che vi ho detto, i pantaloni di marca, le cose di marca, quelli che le abbiamo pagate di più, vi farò un video dove vi insegno e faccio vedere come fare a vendere i capi. Vi darò i nomi di gruppi dove si possono vendere, perché ci sono abbastanza, ci sono un bel po'. Non è adesso il momento di vendere, ve lo dico subito, quindi preparate i capi, fate le foto e tutto, però adesso non dobbiamo intasare, i corrieri devono lavorare per cose più importanti, più urgenti. Invece, quando finirà tutto questo, cominciamo a fare shopping. Come noi non facciamo shopping in questo periodo, neanche gli altri fanno, però già abbiamo già tutto preparato e quindi siamo un passo avanti. Nel momento che si ricomincia la vita normale, mettiamo in inserzione, o quello lo possiamo anche mettere in vendita alla fine, non si vende, ma si può fare. Tanti gruppi hanno chiuso, che non prendono neanche gli annunci, altri invece li prendono, si possono mettere annunci, però non si vende nulla in questo periodo. Vi faccio, dopo questo, vi faccio un video di come, dove vendere questi abiti. Se vi piacciono i miei video, se siete interessati, iscrivetevi al mio canale.
Scrivetemi giù, mettete un like, scrivetemi dei messaggi se avete delle domande, se volete sapere qualcosa anche su altri capi di abbigliamento. Finiti i pantaloni, potete ricominciare col prossimo, con le magliette, con gli abiti, scarpe, le borse, ci abbiamo tanta roba da sistemare. E quindi iscrivetevi al mio canale, se avete domande e non volete scrivere qua, potete scrivermi sul mio email elisabetta.donneover40@gmail.com. Vi aspetto ragazze, ciao! E ricordatevi, voletevi bene!